Stabilizzazione dei precari e nuove assunzioni, in tutto almeno 20 operatori in più. È questo il piano che ha in mente il neo presidente di Sei Ambiente Fabrizio Miracolo per far fronte alla difficile situazione del decoro e della gestione dei rifiuti a Viareggio, annunciato nel corso dell'ultima puntata di Botta e Risposta. Bisognerà procedere verso altre assunzioni di nuove forze, perché così come noi siamo dimensionati, il porto a porto, ma questa è una mia idea, non si può fare. Io credo che siano necessari, mi confrontavo l'altro giorno, perlomeno dopo aver integrato i nostri, perché anche se stanno a casa sono comunque nostri, i nostri colleghi, io ritengo una ventina di persone. Lunedì il primo CDA del suo secondo mandato. Miracolo chiederà di ritirare la delega operativa per Camaiore ad Alessio Ciacci, introdotta a luglio dal sindaco Alessandro Del Dotto. Io chiederò l'adeguamento dello statuto di SEA e quindi Ciacci che le deleghe non ritornino al presidente che non le ha mai avute, che ritornino in capo all'amministratore delegato, perché la legge è chiara. Sul piano politico, Miracolo, leader della lista Viareggio Democratica a sostegno del sindaco De Ghingaro, ha detto no ad un eventuale ritorno nel PD finché il partito sarà guidato dal segretario Giuseppe Dati, che lo stesso Miracolo, notizia di oggi, ha trascinato in tribunale per aver pronunciato frasi false e offensive a mezzo stampa nei suoi confronti. Intanto in casa PD scoppia il caso Federico Pierucci. La segreteria di Viareggio ha negato infatti il rinnovo della tessera Dem all'ex consigliere di Massarosa, reo di essere entrato a novembre nella giunta del Ghingaro. Due episodi in un giorno che di fatto allontanano di nuovo il sindaco dal partito.